Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Scimmie in questo nuovo video di Elden Ring. Bene, sono andato qua a Forte Farroth per provare a farmare un pochino e anche vedere se riuscivo a ammazzare i pipistrelli di qua prima, ma quasi, visto che siamo un po' avanzati e comunque riescono ancora a washotarmi solo quando fanno la presa, quelli velenosi mi prendono a vita, mi tolgono tutta la vita. Vabbè, lasciamo perdere, adesso la vita non ce l'ho molto alta, però neanche tanto bassa. Comunque sì, ho fatto anche delle prove, ho andato di sopra dei cavalieri e danno più di 1000 rune a uccisioni, ce ne sono circa 6-7, tutto il percorso tra i piccioni, eccetera, le rune auree che ci davano, ho fatto un bel po' di punti, non due livelli, però uno buono l'ho fatto, quindi volevo andare a mettere intelligenza a 21 e facciamo 517, bene. La prossima ancora penso arriverò a 25-26 con il requisito che ci chiedono, poi arrivo 30-30 qui, 35 e almeno forse 30 per mente, perché le magie vuole già il mana totale che ho, perciò almeno due le volevo tirare, quindi mi tocca mettere l'equivalente di almeno due magie, non so quanto sarà, 25-30 adesso vedremo, e questo lo porto a 45, però si parlerà di chissà quanto tempo ci vorrà, però comunque sia, adesso ci trasferiamo da Ranni perché dobbiamo fare quella quest di quel coso del fantoccio, ricordate? Adesso era qua, ok, avevo messo il segnalino appunto per ricordarmi dov'era, dove fosse, e ci andiamo. Ci andiamo e andiamo da sto coso, Malvum, non mi ricordo mai come si chiama, comunque sia. Dovrebbe essere la torre a est più o meno, sud-est, dai, insomma, più o meno... Mi sono spaccato le cose. Più o meno sul sud-est, quindi dovrebbe essere da queste parti qui. Sì. Dovrebbe esserci una torre a un certo punto, quella. Dovrebbe essere quella, adesso. Memoria permettendo, ecco, diciamo. Qui dovrei spaccarmi le cosce, effettivamente. Però può darsi che riesco a evitarlo. Non da qui, sicuramente. Neanche da qui. Ce la farò. Forse da qui. Se riesco a... Ok, ce l'ho fatta. Ecco qua. Torre, torre, torre. Questa. Dovrebbe essere questa, dove c'è il super mega mago stronzone lì. Salve, signor Stronzio. Sono qui da lei. Perché dovrebbe avere una linea di dialogo nuova. Allora, c'è scritto nella guida che a volte, adesso non so se l'ho corretto, praticamente per avere questa linea di dialogo, prima bisogna prendere tutte le magie che aveva da vendere, uno, e secondo fare la quest fantoccio. Adesso lui dovrebbe avere una linea di dialogo che dovrebbe dirci che ha un nuovo puppet, un nuovo fantoccio. Se non ce l'ha, dice la guida, che se non hanno risolto questo problema, basta uscire dal gioco, rientrare, dovrebbe comparire questa linea. Adesso lo vediamo, non ho idea. Allora, non c'è, vediamo se abbiamo preso tutto, quindi la guida dice, se non ce l'ha questa linea di dialogo, uscite un attimo, usciamo, esci dal gioco, salva, e rientra, perché ci può essere questo problema, evidentemente dopo un anno che è uscito il gioco ancora questo problema persiste, non so perché, però comunque adesso vi faccio tutto vi faccio vedere esattamente il passaggio, così vediamo se è vero. Esatto, vedete che adesso c'è? Prima non c'era. Quindi, se vi capita anche a voi, fate così e risolvete. Voglio un altro fantoccio. What's that? You want another puppet? Quite the keen paramour, aren't we? But I'm afraid each and every one is like a child to me. I can hardly just give them away. Oh dear, what's to be done? Why don't you fetch me some starlight shards? If you can manage it, I'll gladly prepare a new puppet for you. The soul of every puppet has its own ambience. You'll soon come to know, once you possess a few. And once each's predilections are known to you, the better you'll be able to love them. Oh yes, you have much to look forward to further down this road. Interessante. E noi facciamo ricevere un altro fantoccio. Ed è questo, dobbiamo dargli due schegge, quindi le prendiamo senza nessun problema. Ok, prese. Ok, adesso usciamo. Abbandona. You're proving to be quite the puppeteer. I've not had an apprentice for a very long time indeed.
riparliamoci. Begging for another lesson so soon? There remains much to be done. Make it quick. Adesso facciamo riguardo il piano. Perhaps you'd be interested in a little scheme of mine. It will produce the finest of puppets, which I aspire to cherish with these very hands. A ploy to fool even Lady Rani. How does that sound? E qui facciamo mi interessa. I knew I had you pegged. You're just like me. Then I'd like you to procure something. A rather unique starlight shard that glistens with amber. With that, my special draft will gleam with nectar sweetness. And even a demigod would be slave to its charms. E adesso gli diciamo, consegna l'ambra di luce stellare. Well, well. You managed to lay your hands on it. The blessed day is finally upon us. Goodness gracious, the way it glistens. Utterly enchanting. To think this was once a demigod's very fate. My, oh my, oh my. Allora, luce stellare, l'ambra di luce stellare ce l'avevamo perché, come ho detto, questa qui è una guida passo passo, e quindi se non sapete dovete pensare, è ovvio che vedere un video ogni tanto di questa guida non ha senso perché fa parte tutto di una storia che va dall'inizio alla fine, quindi se vedete un video ogni tanto non capite certe cose. Per sapere dove avete preso tutto, io vi ho scritto in ogni video cosa si troverà nella descrizione in ogni video, e comunque sto seguendo tutta la guida passo per passo in modo da poter attivare tutte le quest, fare tutte le quest, boss primari, secondari, opzionali, luoghi segreti, tutto di tutto, tutti gli oggetti, tutti gli altri. Quindi ha un motivo di esserci questa guida, se è da seguire passo passo dall'inizio, se no vi perdete completamente. Se guardate in questa guida un video ogni tanto non capite più il senso di molte cose. Ci riparliamo. Ah, are you still here? Oh, yes, I should give you your reward. Yeah, please, it's all yours. It's splendid work, it's just marvelous. Oh, amuleto scorpione della magia. Vediamo un po'. Now just you wait. The merriment is soon to begin. The scheme I promised is to be revealed very shortly. Ok, adesso facciamo abbandona. Usciamo. Esci da gioco. Sì, rientriamo. Perfetto. Ottimo. Ci parliamo. Good. I've been waiting for you. It's finally complete. The perfection of my draft, gleaming nectar sweet. Give it to Rani and ensure she drinks it. Ok. The dead-eyed doll lets down her guard in your presence, rather remarkably. Though she might dip her hands in the dirt and feign that icy persona, she's a frail, gentle girl at heart. E guardo il cuore. You understand, don't you? That once you have Rani drink my draft, my scheme will come to fruition. And we... well... we'll be in a position to claim the very finest puppet ever crafted. Just imagine the pure elation. E adesso facciamo abbandona. Ok, vediamo che si vede un cazzo qua. Porca vacca. Ok, adesso vediamo dove andare. Dobbiamo andare alla chiesa del castello dove avevamo ucciso l'ultimo boss di storia. Quindi ci teletrasportiamo, ovviamente, di qua. Ok. Dovrebbe essere qua. Camera sulla piazza. Dovrebbe essere questa. Vediamo un po'. Dobbiamo parlare con un NPC. Vediamo un po' se è questo. Ovviamente era l'altro, vabbè.
me ci vuole pazienza, lo sanno tutti. Non mi ricordo più, scusate, devo andare verso la piazza, insomma, la, il posto. Ah, è qua, scusate, ma ci vuole... fa così, è così. Devo andare alla chiesa, e alla chiesa c'è un personaggio di cui dobbiamo interagire. E, ma, sa, lei ce l'ha proprio piccolo il martello, deve essere leggerissimo. E niente, andiamo pure. Vediamo un po'. E non mi ricordo assolutamente chi sia. Era anche fece all'inizio, non me lo ricordo adesso, è passato più di un anno. Vediamo. At last, the war festival has ended. Brave champion, you have our gratitude. The celebration was spectacular. General Radahn is surely pleased. Festering with rot and crippled by madness, all he wanted was an honorable death. Finally, my work is done. I'm no longer bound to this fortress. I have a task in mind. Old business, you could say. You wouldn't understand. May we meet again, if the fates deign it. Brave champion. Ok, adesso ci teletrasportiamo esattamente qua, perché dobbiamo fare un'altra piccola cosa. Quindi andiamo. E dobbiamo trasferirci, scusate, più o meno qua, perché qui c'è Sel, vi ricordate? Dobbiamo andare per quella quest, quindi andiamo verso di qua. Perfetto, volevo usare questo un attimo, se non mi si infrange mentre vado. Ok, andiamo. Perché c'è un fastidioso mob che vorrei eliminare subito. Andiamo pure. Devo eliminare per forza anche questi, scusate, ma non li avevo calcolati questi. Dai, dai. Ok. Non è arrivato? Sì, è arrivato. Ah, porca vacca. Ma fanculo. Pensavo non ci fosse un tastagente, se volessi essere sincero. Vai. Ok. Vai. E niente. Ok, ce l'abbiamo fatta, eh? Alleluia. Non mi ha droppato niente il signoro? Vabbè, pazienza. Andiamo pure. Accendiamo la luce, che non si vede niente. Perfect. Opla! Ci siamo. Cioè, boh, gli sono venuti in faccia, nel senso. Mi scusi, signorina. Le parliamo. My apprentice. Thank you for coming. These shackles take a toll on us all. There is something I need you to look after. My primal glintstone. A star has fallen and my fortunes waver. Someone may come for my life. And so, I entrust it with you. Myself. Accetta. Cinti pietra primigenia di Sellen, scialeppa Deu. Thank you, my apprentice. This is my essence. Please, treat it with care. Treated with care, my apprentice. What you hold is my very being. Ok, adesso dobbiamo andare alla tavola rotonda dalle due dita. Vediamo un po'. Io avevo tolto il segnalino. Spero di sì. Non lo vedo più, ok. Andiamo alla tavola rotonda. E dobbiamo andare dalle due dita. Alla signora che, insomma, quella... La giovane, insomma, dai, come si chiama? Questa qui,
Signorina, salve, proprio degli anni. La scintipita più leggera è scossa da un fremito. Sembra che la vita abbia abbandonato il corpo di Selen. Ok. You have returned. What is it? Ottieni la della rimembranza. Vediamo un po'. Allora, questo è quello che abbiamo fatto a doppio. Che avevo preso la spada, posso prendere quello dopo. Ma questo è interessante. Questo è lo spadone che aveva in forza, ma questo è l'arco. Che è un arco pesante del leone. Vuole 22 forza, 18 destrezza, ci siamo. Devo capire, questo è un'arma di bosco, quindi probabilmente ci vorrà l'altro per potenziarlo. Però potrebbe, non ha magia, quello è il problema. Gittata 50. Vorrei provare, perché lo spadone, vabbè, dopo posso duplicarlo, posso anche prenderlo, perché in realtà... Ah, questo c'ha magia però, vabbè, è uno spadone, però è interessantissimo, io sono molto interessato, vabbè, lo duplichiamo, lo prendiamo, dai. Facciamo così e ottieni l'arco. Perfetto. Qua, perché abbiamo duplicato, possiamo tenere anche l'altra. E quindi a sto punto la prendo. E siamo a posto, così abbiamo preso tutte e due. Vai così, perfetto. E adesso facciamo, riceve equipaggiamento campione. E vedete, c'è tutti, ce la posso fare. C'è tutti gli oggetti che dei boss, primo e secondo. Allora, questo qui cos'è? La lancia di Radahn, quelle che ne abbiamo 20, che ne possiamo prendere quanto vogliamo. Questo qui sono i... Quanto abbiamo? 36.000. 10, 20, 30, 45, sì, probabilmente li possiamo anche prendere tutti. Sono belli, ma quanto pesano, porca vacca. Stabilità 34. Sarebbe da prendere questo, perché è molto bello. Immunità 60, robustezza 90. Questo è proprio da leoni proprio. Leonida, figuriamoci, io prendere questo. E dubito che riesca a prendere anche il resto, perché sono sicuro che questo è abbastanza pesante. Bisogna vedere quanto più pesante del mio è. Comunque aumenteremo il vigore, perché devo portarlo più in alto. E mi piacciono, se devo essere sincero. Questa è la testa di Radahn. Sto pensando, scusate. Voglio prima vederla, dai, facciamo così. Now go forth. Let the words of the fingers guide you. Vediamo un po' com'è, dai, sono curioso. Allora, noi abbiamo questa che è 13, è da 25 di stabilità. Questa da di meno e questa da... vedete. Che vado, però cavolo, quanta stabilità in più mi dà. Dunque, quanto cediamo? 5. 4, anzi. 4 kg. Se io togliessi 4 kg di roba, bisogna vedere... Allora, qui andiamo a prendere... 9 di stabilità, ok, lo facciamo così, 9 di stabilità, questo lo porti, questo è 7 medio, allora proviamo così, da 7 portiamo 5 e ho perso 2, ok, dopo aumento, non vi preoccupate, e da questo ho perso 3 e quindi vado a riprendere quello che... Sì, però vado a guadagnare tanto altro, può darsi che vada a compensare, vediamo un po'. Facciamo per adesso, faccio così, poi aumenterò, dai, perché questa qui effettivamente è tanto in più di immunità, vedete, rispetto a questa qui che 38, passiamo a 60, quindi c'è robustezza da 60-90, cioè da molti più privilegi questo qua che toglimi quei due e potenziali, insomma, comunque poi li metteremo di più. Benissimo, poi detto questo, adesso andiamo da Roger, che se vi ricordate aveva detto che si stava per addormentare, vediamo se si è addormentato. Era già rotta quella sedia, sono abbastanza sicuro. Eccolo qua. Mi sembra un bel sogno quello che sta facendo. Comunque sia, ritorniamo al castello, qua. Perfetto. E adesso ci sarà una boss fight. Che non so se sarà facile o difficile, però io parto sempre col presupposto che sia difficile, così almeno se è difficile, è difficile. Se invece è facile, è facile. Insomma, non fa una piega il mio ragionamento. Io l'ho capito sicuramente cosa ho detto. Sì.
Allora, proviamo a chiamare il nostro caro amico. Mettiamo questa. Mettiamo questa. E vediamo. Non lo vedo. Tali dei caschi, non vedo niente. Vale. Vabbè, è stato veramente agile. Non me l'aspettavo, sinceramente. Ok, grazie. Sono due? Brutta storia, ragazzi. Brutta storia. Ok. Ok, lisciata. Ah, sei morto? Ci sono rimasto tanto male. Ok, vengo da lei, signore, non si agiti. Ah, questo è quello del crogiolo. Aia, aia, si è agitato male. Aspettate un attimo, sono incastrato. Ok, facciamo così. Ok, grazie. Perfetto. Lei è stato molto gentile a farsi prendere da me. Quanto ci ha creduto? E qui ci ho creduto io. Oh, aspetta un attimo. Aspetta un attimo, vaffanculo. Ma porca vacca. E niente. E niente. E io continuo a prendermi. Sto stronzo di Eggvar, che porca di quella vacca. No, 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 non ci provare pro. No, che tu c'ha che gli arriva nel casino. Non ci ho capito un cazzo, non ci ho capito, perché sto cazzo di stronzo di Eggvar, tata, pum! Eccolo qua. È stato più un dito in culo che un aiuto il nostro amico. Spadone delle rovine. Mamma mia, che razza di roba mi ha dato. Spadone delle rovine. Forza B però. Forza B livello 1. Probabilmente saranno le armi speciali questi. Intelligenza fa danno magico. Sì, ma a sto punto prendevo quello di Radan lì, che era meglio, insomma. A proposito, avevamo preso quello putende. Adesso vatti a ricordare quale cazzo fosse. Dovrebbe essere questo, sì, di Radan. 120 rispetto ai nostri 130 più 33, sicuramente è meglio questo. 120 più 31 e il nostro fa 131 più 33. Per adesso fa di più questo, però voglio vedere a potenziare questo che non ci ho pensato dal nostro caro amico. Sarebbe utile. Adesso ci guardo subito appena finiamo qua, vado dal frabbo e vediamo. Beh, mi ha dato l'impressione di vedere questo, ok. Vediamo un po'. 40.000 non possiamo livellare, però vediamo quanto ci vuole. 58 sono 18.000, mi sembra un po' eccessivo, anche perché devo andare da Fabbro e quindi per il momento no, perché sennò dovrei spendere un sacco di rune in più di quelle che ho da parte. Adesso dobbiamo andare a affrontare una brutta cosa. Accidenti, buio, no, no, buio non mi piace, vorrei il giorno grazie. Devo andare ad affrontare una vergine sacra, come cazzo si chiamano quelli lì, di ferro. Quindi ce l'hai da tempo fino al mattino, grazie. E sì, purtroppo sì, è così che deve andare. E quindi speriamo di non morirci. La mia speranza è quella. Vediamo un po', andiamo di qua. Cioè, perché mi dà... Non è già da scoprire, vero? No, riposito, ok. Ah, perché indica, ok, la direzione. Allora, andiamo qua. Tac. Ma come ho potuto mancarlo? Vabbè. Perfetto. Oh, signoro. Ok. Grazie, mi ha lasciato anche un ottimo item. Ciao. Ok, è così che doveva andare prima, no? Cos'ha? Ma porca vacca. E qui c'è la signorina di ferro, di metallo, come cazzo si chiamola. Vediamo se riesco a mettergli in culo. No, me la metterà lui, lei in culo sicuro. Andiamo. Ecco, già non mi piace più un cazzo. Povera scema. Andiamo. Aspetta perché... No, no, porca vacca. Ma guardata. Ci sta di un bene. Tac. Ok. Per il tempo. Ok. Ce l'abbiamo faccionata. Mamma mia. E qui c'è qualcosa. Oh, che bontà. Che bontà. Ma cosa sarà questa robina qua? Oh, la porca vacca.
No, signore, non si fa così, da maleducati. Ecco così. Ecco, lei mi ha lasciato anche un item, una farfalla. Chi non la vorrebbe, insomma. E vediamo cosa ci hanno lasciato. Lama affilata incandescente. Sarà però una quest. Vediamo, andiamo su. E vediamo cosa fare. Andiamo di qua. Vediamo un po'. Salve signore. Tac. Cioè proprio a guardia scoperta mi ha affrontato. C'è uno scudo. Porca vacca, non me l'aspettavo. Ma non si fa così, da maleducati. Gli ha detto mai nessuno voi. Ok. Andiamo un po'. Perfetto, io direi che siamo andati a cavallo. Quindi mi genero anche. È stato davvero tanto gentile da parte sua. Eccoci qua. Poi, fatto ciò, che mi sono anche rigenerato, sono contento. E qui ci sarà da divertirsi. Però forse da qui riusciamo a fare qualcosa. Perché io comunque l'arco ce l'ho, eh. Vediamo un po'. Beh, non è andata male male. È così, adesso è andata male. Però dai, se viene lui, dai, insomma, sì. No, no, non hai capito un cazzo te dalla vita. Così mi rigenerò anche, sono a posto. Ok. No, no, non è... tu hai capito ancora meno. Allora, signor stronzone, io vorrei un attimo parlare con lei. Perfetto. E adesso farei anche così. Salve, signoro. Ma lei è un po'... ha dei seri problemi di stronzaggine. Ecco, salve, è stato un piacere per me vederla. Poteva anche lasciarmi qualcosa, cioè è stato proprio scortese da parte sua. Eccoci qua. A posto. Ecco qua. Beh, chi non li vorrebbe, insomma. Spero che ci sia, non so, un'arma, qualcosa. Ostia, c'è una pietra di forgiatura, se potevi darmi un po' di più, uno schigno così grosso, grosso, grasso, si mette a dieta, insomma. Ok, adesso dobbiamo fare una cosa un po' strana. Andiamo un pochino, salve, salta qua, e dobbiamo saltare qua. E ovviamente io non ci sono riuscito, perché insomma, perché riuscirci? Allora io dovrei andare là, in teoria qua, ok, poi devo andare qua. Poi mi devo buttare sui tetti. Tac, ciao avventura sui tetti, spero che non mi faccia il culo. Nel senso, lì c'è qualcuno. Ma noi ci sbattiamo perché noi dobbiamo andare in questa direzione qua. Perfetto, tracate. Botta da pane. Proprio su, sulle castagne sono, cioè nel senso, mi ha messo le castagne a fuoco. E vabbè, è andata così. Andiamo qua. Ma cosa ci sarà mai qua? Cosa ci sarà mai? Porca vacca. Speriamo bene. Cosa c'è? Cosa non c'è? Cosa c'è? Cosa non c'è? Cosa c'è? Brutte cose. Sento brutte cose. Brutte cose. Dammi il lock. Ma se sei così lento, farei tanto male, vero? Sì, bene anche tanto. Ovviamente. Fa male, fa male. Adesso che ho testato quanto male faccia. Guarda. Povero scemo. Ecco qua. Sì, ma io capisco che... pensi che sia un coglione, però da qui a non evitare un attacco così lento ce ne vuole, eh? Allora? No, le castagne per carità saranno anche buone, cioè per le noci. Beh, ho detto prima che non sono così coglione. Subito, eh? Ecco qua. Perfetto. Oh, ma, cioè, io la testa l'ho già presa, per carità, però un altro non mi darebbe fastidio. Vediamo cosa c'è. Oh, la flamberga! Non ricordo assolutamente cosa sia. Allora, la flamberga è meglio della zunzanza? Vabbè, questo è un più 3. Potrebbe essere... sì, perché in destrezza scala D, quindi sicuramente sarà anche più veloce. Vediamo un po' com'è questa spada. No, qua, qua, grazie. La flamberga. Potrebbe essere meglio della zunzanzinza, quella come cazzo si chiamola. Vediamo un po'. Non so se più o meno sono uguali di lunghezza. Vaffanculo. No, è un po' più lunga la zunzanza, perché questa qui arriva, vedete, proprio al limite della piega della crepa lì del muro. E invece questa no, arriva molto indietro. Quindi è più lunga. Vediamo se è anche più veloce. Sì, è anche più veloce. Potrebbe essere anche interessante.
Magari cambiare. Vediamo la weapon art. Vabbè, che la weapon art io poi la cambio. Non mi piace. Perché io volevo cambiarla effettivamente. Se questa è un po' più veloce e anche più lunga, potrebbe essere una bella soluzione. Ci penso. E poi vi dico. Allora, adesso vabbè, carico prima. Quanto pesa questa? 10. Secondo me è una buona... So che portarla più 17 adesso sarà bellissimo in culo. Vabbè, quanto fa? Adesso mi sono scordato. Questo qui fa 129. La nostra fa... Perché dopo c'è della weapon art da cambiare, metterci magia. Ci penserò e vedremo. Ok, adesso andiamo a prendere altre cose. Perché volevo anche cambiare. Posso fare... Cioè, no, posso, non è che... Me lo vieta qualcuno, però mi piacerebbe cambiare arma, sempre la stessa, sapete. Vabbè, andiamo a vedere cosa c'è sopra e vediamo di prendere. Perché il fatto è questa, bella Clevo mi piace da morire, però effettivamente è un po' lentina. Certe volte vengo colpito apposta perché non riesco a fare le hit. Per farle vengo hitato io. Oh, interessante. E quindi se trovassi una spada similare che comunque fa molto danno ed è più veloce ed è più lunga, sarei più contento, perché tanto più o meno, visto che fa anche questa, fa la spazzata come quell'altra, mi sembra di ricordare, quindi mi farebbe molto piacere usarla. Vediamo, vedete, quindi è proprio uguale come moveset, quindi a me non mi cambierebbe molto. Devo provare a fare l'incantamento per vedere cosa cambia. Ok, adesso dobbiamo andare qua. Magari mi curo. Sperando che non ci spacchiamo troppo le cossie. Non ci siamo spaccati. Dobbiamo andare verso il teletrasporto. Verso non vuol dire A. Però verso. Verso vuol dire verso. Insomma, è italiano, insomma, senso. Ok. Ok, perfetto. Poi vediamo cos'altro fare. Non è che c'è un'altra vergine, che ne ho avuti già abbastanza. E dobbiamo dirigerci laggiù perché c'è un come si chiama, breviario, insomma, cose del, non mi viene in mente, dai, insomma, per fare le creazioni delle armi o del cibo, adesso non mi ricordo preciso cosa sì, di cosa si tratti. Ricettare dell'armaiolo, ecco, vedete, era quello. Certo che mi piacerebbe se mi facessi vedere anche le... Oh, madonna, quante... Oh, quante cose possiamo fare, quanto sono contento. Vediamo se ci sono frecce nuove. Probabilmente sì, perché ne vedo tante. Beh, sono felice, se, insomma, è contento di poco. Però dai, se il gioco ti dà la possibilità di creare e fare, a me piace anche un po' fare un po' tutto quello che... Cioè, focalizzarmi solo su una cosa, magari lo faccio con run... dedicate proprio, però quando si tratta di Primaran, di guide così, mi piacerebbe fare un po' a 360 gradi, perché chiunque la veda può avere gusti differenti, quindi cerco di abbracciare un po' tutto, così in modo che ognuno decida di fare quello che vuole. Allora, dobbiamo andare circa qui, nella capanna qui, solita, quello lì. Ok, e ci dobbiamo digigerci qui. Ok, perfetto. Così ammazziamo di nuovo tutti e siamo tutti felici e contenti. Insomma, ci accontentiamo un poco. Allora, andiamo pure. Magari chiamo Angva, così fa un po' di danni e siamo a posto. C'è anche la signorina qui. Prego, faccia quello che deve fare, che io vado a provare ad ammazzare questo qua, che è una rottura infinita di palle. Ok. Ma Engvall? Si sta divertendo per i fatti suoi, beh, lasciamolo divertire alla fine, poverino. No, cioè, beh, bella passa fa. Signor Engvall, faccia qualcosa. No, no, quello sono per te. Oh, bravissimo Engvall. Tu sì che sei un uomo. Ecco qua. Un po' in ritardo, però insomma, alla fine fa sempre il suo che. Dai, è un bravo uomo, sono un bravo ragazzo. Ok, abbiamo fatto questo, prendiamo anche il funghetto. Non c'è più nessuno? Bravissimo, tu sì che sei bravo. E adesso andiamo a parlare. Perfetto. Ah, well met. I hardly expected to see the champion of the festival here. Of all places. You didn't know Selen, did you? Well, whatever the case, she's dead now.
just put it behind you. She was known as the Graven Witch. Obsessed by the primeval current, countless sorcerers fell to her hand. The most dangerous mage in the entire history of Rhea Lucaria's academy. It is strange, though. The woman, she was like a husk. Her soul already fled. I suspect Selen lives on elsewhere. I'm sure she'll turn up eventually, in another body. A sickening thought, but one that won't stop gnawing at me. Vabbè, adesso togliamo questo e dobbiamo andare in un altro posto che ci teletrasportiamo, poi ci salutiamo, così siamo a posto. Allora, vediamo un po' dov'è esattamente, perché io sapete che riesco a perdermi sempre ovunque. Da Jill, perfetto, che volevo vedere se potevo potenziarmi quell'arco per vedere un po' come funzionava il tutto. Ma prima assisteremo a una linea di dialogo aggiuntiva grazie a quello che abbiamo fatto. Ok. You finally come. Blythe told me everything. You've defeated General Radahn, unlocking the stars. The general was blighted by scarlet rot and driven to madness. But not long ago, he was hailed as the mightiest demigod of them all. There is no parallel to your achievement, nor to Lady Rani's acute judgment of character. Thanks to you, Lady Rani's fate once again stirs, and the path to Nokron has opened. Descend underground, where the fallen star struck Limgrave, and make it yours. The precious treasure of Nokron. Adesso facciamo talk. Blythe wanted me to tell you not to bother waiting for him. And head straight to Nokron. Blythe has been given an important task. Apparently a matter of great urgency. You need not await, Blythe. Descend underground alone, where the fallen star struck Limgrave, and make it yours. The precious treasure of Nokron, so that Lady Rani may tread the dark path of the Empyrean. Bene, adesso vedo se si può vediamo cosa acquistare, le solite cose, se possiamo potenziare questa ancora no, però volevo vedere l'arco che è di qua, quello di Radahn, l'arco del leono. Cazzo, di tanto si potenzia più uno, perché va da 120 a 137 con le funere, immaginavo avesse bisogno di quelle, infatti massimo è più 10, possiamo portarlo, però comunque già fa di più di quello che io ho, che è un più 11, che fa 131, questo arriva a 137, cioè già così fa di più, non è assolutamente male, perché io volevo quello di magia, ma posso sempre mettere le cene, penso e credo, non sarebbe male farlo, comunque sia... Funere ne ho tanto, allora vorrei provare se mi permettete. 154 con un'altra di queste ce ne ho tante. E questa arriva a 172, che ne ho tante, ne vuole sempre una. Possiamo provarci. 189. Questo ho portato 200, ma ne ho poche. Già 189 e 66 di scaling è di tutto rispetto. Io proverei a utilizzare questo arco, sperando che non abbia fatto una super mega cacata. E vediamo un po' come va equipaggiamento, che non ho pensato che potrebbe aver bisogno di altri tipi di frecce. Vediamo se è vero, giusto fare una provola, se poi ho fatto una cacata mi sa proprio di sì. Ha bisogno di altre frecce. Non ci ho pensato dopo, vabbè, ormai guarderò come procurarmi quelle frecce e poi vediamo come fare. Per adesso io vi invito, lasciate un like e un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa pensate. Prometto vi do solo la Shiva. Ciao ciao!